Buongiorno, rumori dal sito. Adesso faccio il caffè caldo, sono le 6:30. Qua continua a dare pioggia al meteo, ma ancora non ha piovuto. E ho dormito, ma sono un po' agitato perché oggi è giorno X, devo fare sto passo. Poi se riesco a sopravvivere a sta cosa dopo. Dopo niente, dopo ce n'è ancora, però questo è quello più. Caffè, missione, sono un po' agitato. Caffè, missione, agitazione, piega fritta. Comunque, dormito top, cioè nel senso, dentro la casetta così zero freddo, proprio caldino, dormito caldino. Non c'è il ghiaccio sulla tenda e questo già è buono perché avevo paura dell'accampamento in quota e invece è stato il più caldo degli ultimi 3 giorni. Onda finita. L'acqua ce l'avevi qua, eccola qua. L'ultima acqua rimasta. L'ultima acquetta rimasta dopo. Ah sì, non ho più da mangiare dopo. Adesso c'ho ancora una barretta di avena cioccolato. E un uovo e poi io spero di trovare qualcosa perché questa è l'ultima acqua, c'ho una borraccia da mezzo litro ancora e basta, dopo se non trovo un Getz siamo fregheti, fregellati. Allora spompettiamo la benzina, la mattina la benzina. Apriamo un attimo, facciamo bagnare bene di benzina tutto, l'accendino ce l'ho sempre qua, che ormai sono diventato ordinato, diamo fuoco senza bruciarci, e senza bruciare neanche la Insta, e mentre l'acqua bolle io farei la missione. C'è il caffè, questo lo chiudiamo così almeno ci sono anche i miei avanzi del cibo appunto che ne maniero adesso. Ah, devo mettere in carica il telefono, con l'ultimo power bank rimasto. No, non è vero, c'è un altro scorta, ma l'ultimo power bank ce l'ho 0%. Targhetto per la mission, impossible. Giusto in virtù per non voler aver freddo mi metto anche per fare la mission e via. Fornello preriscaldato, gli diamo gas, cioè vento, acqua. Scompettiamo ancora un pochino e basta, dai. E nada, mi sono sbagliato, ho detto buongiorno, dovevo dire calimera. Calimera. Ultimo caffè, tutto impacchettato, pronto. Preghierina a Dio Zeus. Caro Zeus, proteggici dalla pioggia. E infatti, mentre stavo smontando, ha piovuto. Ha piovuto, piovicchiato. Adesso ha smessucchiato, adesso fa qualche goccia. Adesso piove, adesso sta piovicchiando. Zeus, aiutami tu. Perfetto, ho fatto 200 metri in discesa controvento con le marce da salita. Perfetto, come mi aspettavo. Nada, allora, cassonetto, non è per fare il figo né niente, è giusto così. Questa è la spazzatura che ho prodotto io e questa è tutta roba, plastica, cose che ho portato via dalla casetta. Vabbè, insomma, non cambierà niente nel mondo, però se posso lo faccio. Sacchettozzo lo riciclo perché non ce ne ho più. E spero di trovare pure qualcosa da mangiare perché non c'ho più una mazza. E anche l'acqua non ce l'ho più, cioè, oddio, c'ho ancora mezzo, cioè, ho una borraccia da mezzo litro. Bene, bene, non sta piovendo, non sta piovendo, ma c'è vento. E là c'è un cagnaccio, andiamo a vedere.
Agua, speriamo che sia potabilozza. Aguazza, potabilozza. Aguazza. Sembra buona. Vabbè, ho fatto 100 metri, c'era l'acqua, qua c'è un'altra acqua, qua c'è la Bakery, mi sono preso un paninozzo per dopo, con pollo, insalata, pomodori, così, così c'è il pollo anche che è proteine, e adesso così per iniziare bene, uno di sti dolcetti al cioccolato, 80 centesimi, vabbè, tutto 5 euro. Vento della Madonna, ovviamente tutto contrarien, ma non piove. Dai, prima sbandata in stile Francia, arrivata una raffica, mi ha portato fuori strada. Ulala, che iulenza, che iulenza. Adesso appena cala un attimo la raffica, provo. So smell ben. Che iulenza, oh Zeus, facci piano. Sto facendo pausa caffè caldo, è partita quella canzone lì di, com'è che si chiama, Claudio Lolli. Ho visto anche degli zingari felici, mi sono messo a piangere. E, no, è bello, eh? È bello anche emozionarsi e tutto, ma devo stare calmo perché si perdono energie comunque, anche emozionandosi, però che bello, veramente che bello. Adesso là c'è il Salitun, caffè caldo. Contro la faccia, che sono belle toste, ma poi nel tornante quando giri, tipo adesso ce l'ho da dietro, sto andando su in salita, va qua, si gonfia la giacca. Ma sono da sola la bici, anzi guarda, mettiamo una marcia più dura, vamos spinnaker, grazie Eolo, è un dare avere. Mezza, ho trovato sta taberna qua, mi faccio un souvlaki, una cervecita, e poi c'è ancora un po' di salita prima di arrivare al punto più in alto, fa un freddo qua, ma dentro fa caldo. Soccia, soccia, che freddo, mangiato, bevuto, mamma mia, dentro faceva caldo, mi sono un po' riscaldato, ma porco Giuda. Adesso mi sono bello bardato, bardatone, spazzaturina, e vamos. C'ho ancora 10 km. Ho guardato, forse non dovevo guardare, prima di arrivare al superpasso. Che freccen. Ma adesso spero di riscaldarmi pedaleando. Vamos a ver che passa.
Allora, qua abbandono la strada E92, se non ricordo male, che da qua va di là, e prendo quest'altra che va più verso nord, che va insomma verso Tessaloniki, verso Greve. Adesso il mio prossimo dovrei arrivare a Milia oggi, poi Grevena è il prossimo cartello che devo seguire. Ciao E92, grazie di tutto, speriamo che anche questa sia una buona strada. E sta piovendo, sta piovigginando, cioè più che altro siamo dentro la nuvola. Paesaggi veramente bellissimi. Catartico, io ogni curva ci spero sempre che sia il punto più alto. Che posti, che paesaggio allucinante. Adesso momento catartico, vediamo dopo quella curva cosa ci aspetta. Giuro che se ce l'ho fatta mi metto a urlare. Nada, come non detto, c'è lì un altro rampegum. Vabbè, sto souvlaki mi aiuterà. Inizio a essere stanco e poi è tardi, sono quasi le 3. Dai, qua si scollina, io ci credo sto giro, ci voglio credere, spero di non rimanere deluso. Sembrerebbe, ma non voglio cantare vittoria. Adesso qua siamo nelle nuve, quindi si piove, ma non è che piove, è proprio siamo nella nuve. Fatemi guardare un attimo Komoot, va? Se sono dove penso di essere, mi stappo una birra che non ho. Madre mia. Qua addirittura dice 1500 metri. Non ci credo. Figa fetta. Figa fritta. Fritta fetta. Discesozza. Tiè. Visto che non sono permaloso, mi ero tenuto questo discorso. Volevo dire al tizio che ho incontrato al BAM l'anno scorso, al Bicycle Adventure Meeting, questo qua, che guardando Piga così ha detto: ma dove vuoi andare con sto cancello? Oh, comunque una cosa bella della Grecia, a parte che le strade che ho trovato sono bellissime, le persone che guidano hanno un rispetto, guarda, più rispettoso addirittura che in Spagna, cioè nulla a che vedere con gli italiani che ti passano così facendoti le rasette a 100 all'ora, questi rallentano, proprio passano dall'altra corsia, un grandissimo rispetto, salutano e tutto. Strade belle, l'ho detto, e ogni 2x3 ci sono queste cose qua, cioè stupendo che almeno adesso appunto piove, ma siccome in discesa fa freddo, ho detto appena trovo la tettoietta, così tiro fuori le robe da caldo, me le metto asciutte. Ma quanto sono contento, ma quanto sono contento! We'll be right back.
giornatona epica, veramente epica. Sì, ti ho trovato, questo qua è tutto abbandonato. Lì è tutto rovi rovi. Qua ho provato ad aprire ma non si apre, poco male. Metto qua la tenda. C'è qui la strada leggermente in vista, ma adesso poi col buio non si vedrà niente. Poi comunque sono recintato. Uff. Non so bene neanche quanti chilometri ho fatto, dopo guardo, qua è tutto mojado, todo mojado. E nada, buonanotte, domani vediamo il da farsi. E Cali smerdolina, Calimera, piove freddo, giornata, ciao. Allora no, nel senso, a parte gli scherzi. Ieri è stata la giornata dove ho superato la difficoltà maggiore e figurarsi se poi oggi doveva essere una bella giornata. Vabbè, niente di grave, piove, piovigina, piovigginerà. E per me è un po' una gran rottura di balle, quindi non posso mollare il colpo, diciamo, dalla soddisfazione di ieri, devo di nuovo stare concentrato. Ieri sera mi è venuto un gran mal di testa, metaforico, in realtà non reale, però ho fatto veramente fatica a montare il video dell'altro ieri, è venuto un video lunghissimo, solo per un giorno, devo ancora montare il video di ieri. Oggi piove, io non ce n'ho mezza, iniziamo pure a essere un po' stanco dopo questi 4 giorni di salite toste. Quindi, insomma, penso che metterò via la Insta oggi. E vediamo, la tiro fuori. Adesso io dico i propositi, poi magari farò 1000 clip anche oggi, ma vorrei non fare video oggi o farne pochissimo, cioè adesso questo lo sto facendo. E nada, Dumarò, guarda, no, adesso cerco un attimo di mettermi di buon umore perché non è niente di grave, insomma, è pioggerellina, mi vesto, mi bardo, le cose ce le ho, posso andare, posso pedalare, non c'è nessun problema. Vabbè, ho finito tutto il cibo, adesso sto finendo l'ultimo barrettino, c'ho il mezzo panino ancora di ieri, quindi insomma, per partire ce l'ho, poi zero, ho finito anche il caffè. Quindi oggi farò così, insomma, vado, appena trovo un posto, un bar, mi fermo anche. Ho finito tutti i power bank, in realtà diciamo i due principali, ne ho ancora uno di scorta, però è arrivato il momento di ricaricare. E farò così, giornata un po', non lo so, vorrei anche fare un po' di chilometri, perché comunque appunto non è che ho tutti questi giorni da scialare. Vediamo, cerco di non fare troppi video perché ieri veramente poi diventa troppo complicato anche per me e se poi mi passa la voglia diventa una rottura di balle, vorrei evitare. Niente, sproloquio mattutino, missione stava per arrivare, poi ci siamo guardati in faccia, io e l'intestino abbiamo deciso che è tornato tutto su, perché non c'ho voglia, mo qua con tutto il bagnato, il lio. E nada, caffè freddo perché non avevo voglia qua sotto la pioggia di scaldare l'acqua. Insomma, giornata un po' delicata, un po' di rottura di balle, sta pioggia, perché poi è proprio anche nebbia, siamo dentro la nube. Dai, nada, come promesso non ho filmato nulla finora e farò così perché devo recuperare un giorno dei video che sono rimasti indietro. Comunque mi sono fermato qua, sto caricando i power bank, tutti e due, spero adesso sarà già un'oretta che sono qua, aspetto ancora un pochino, spero che mi si carichino tutti. Poi ripartendo, visto che c'è un Lidl, così però ho già fatto una spesina qua, però alcune robe non c'erano. E poi vediamo. Qua è ancora, per fortuna non ha piovuto tanto mentre andavo, poco all'inizio, poi ho smesso, ho fatto comunque degli sterrati perché ho sbagliato, ho seguito Komoot. E mi ero dimenticato dell'amico Barro, del fango, adesso c'ho tutto infangato, vabbè. E quindi sarà una piccola avventura anche l'accampamento di questa sera. E nada, dai, quindi come detto, oggi zero video, mentre che andavo. E no, dai, è stato bello comunque, la parte lì di Komoot è stata abbastanza avventurosa.
Io lo odio quell'applicazione, però vabbè, è stato scemo io che ho detto vabbè, lo seguo. Però poi alla fine è stato anche bello, insomma, è che per il cicloviaggio proprio non è adatto più per i giretti domenicali. Nada, qua abbiamo il nostro sitio, sono circa le 4, 4 e mezza, comunque, ah, non ho guardato i chilometri. Non ne abbiamo fatto tanti chilometri, è tipo un frutteto. Ma sono stato anche tanto fermo a ricaricare i power bank in un barretto. Ho fatto la spesa, sono esagerato pure con la spesa. Cioè, ho comprato 1 chilo di avena e frutta secca. Vabbè, anche questo, vabbè, vi faccio vedere anche se non dovrei. Perché, no, vabbè, allora volevo dire che me la sono goduta così oggi senza video perché dopo, diciamo, la soddisfazione di ieri volevo essere un po' solitario, ecco, insomma, godermela per me senza l'ansia dei video. E quindi niente, dai, per festeggiare mi sono preso Amstel birra alla Lidl. Ho preso feta, ho preso pane, ho preso sardine, ho preso biscotti, ho preso un botto di roba, quindi adesso avevamo ancora pure banane. Adesso con tutto sto carico extra comunque ci siamo fatti anche ancora delle salitone. Nada, buonanotte, a domani.